Apriamo con la pallavolo, sorride l'europeo alle azzurre, superata per 3-1 l'Olanda in semifinale, stasera la Serbia, dal nostro inviato a Belgrado, Marco Fantasia. Ancora tu, e non era proprio possibile vedersi più. Sarà ancora una volta la Serbia l'ultimo ostacolo tra noi e un obiettivo importante, come nei quarti di finale a Tokyo, come alla semifinale degli europei del 2019, come in finale ai mondiali l'anno prima. Giochiamo in casa loro, all'arena di Belgrado, che ribollirà di gente e di tifo, ma abbiamo tutto per potercela fare. La semifinale contro l'Olanda, a parte un momento di difficoltà nel terzo set, è stato un monologo azzurro. Siamo molto contente del risultato, sicuramente è stata una partita un po' strana a un certo punto e sono state brave però noi al quarto set a rialzarci e a imporre il nostro gioco fin da subito. Sotto con la Serbia quindi, che ha nella fortissima opposta Bošković un terminale sicuro ma quasi obbligato. Nella durissima semifinale vinta 3-1 sulla Turchia, Bošković ha attaccato 69 palloni, più di tutte le sue compagne messe insieme. Ma sicuro, perché tanto lei è il loro terminale, poi bisognerà vedere un po' come riusciremo a mettere in difficoltà il loro cambio palla per togliere un po' di lavoro ai centrali, perché comunque quella è l'altra carta che hanno in più, perché la cosa che vorrei è far vivere alle ragazze una partita piena di tecniche e di soluzioni in cui ci sia poco da pensare ma tanto da fare. Appuntamento alle 20 su Rai 3 per spingere le nostre ragazze verso questo bellissimo obiettivo. E vediamo anche con la grafica, proprio per seguire questi campionati europei alla fase finale. Finale terzo, quarto posto su Rai Sport, canale 57 dalle 16.50, Turchia-Olanda. E la finale per il primo posto, Rai 3 dalle 19.55, Serbia.